l'incontro di oggi pomeriggio è semplicemente per dirvi qualcosa in più della comunità, del luogo in cui siete venuti. A tavola avete avuto modo di incontrare alcuni fratelli e sorelle, probabilmente qualche domanda l'avete fatta e penso anche qualche risposta l'avete ottenuta. E io vi dico un po' com'è nata la comunità, quali sono le sue caratteristiche, perché si distingue all'interno dell'attuale presenza monastica nel nostro mondo occidentale, e vi dico anche come viviamo, com'è la nostra giornata, e poi alla fine della mia, quello che dirò io, lascerò spazio alle vostre domande in modo che alcuni argomenti magari si toccano più in modo più diretto. Vi dicevo stamattina, quando vi ho accompagnato, di questo luogo, di questo villaggio abbandonato che negli anni 60 il nostro priore conobbe, perché insieme ad altri giovani partecipò a un campo di lavoro per ricostruire quella chiesa romanica che c'è qui in fondo. Se qualcuno ha fatto una passeggiata la vede. Era una chiesa distrutta, alcuni giovani di buona volontà si erano messi nell'idea di ricostruirla. Dalla chiesa poi si accorsero della presenza del villaggio di Bose, frazione di Magnano, per cui ne fecero un po' la loro base durante questa attività lavorativa. Nel 65, al termine di un cammino personale abbastanza lungo, il nostro fondatore, il nostro priore, decise di intraprendere un'esperienza monastica qui, in questo luogo. Lui non aveva nessuna formazione religiosa, era uno studente di economia e commercio, aveva finito i suoi esami del suo corso di laurea, però non aveva ancora terminato, non era ancora laureato. Aveva sempre avuto un cammino cristiano nella parrocchia, nell'impegno in politica, e soprattutto con gli anni dell'università aveva costituito insieme ad altri giovani un gruppo, detto gruppo di Via Piave, costituito da giovani di varie provenienze, anche non cattolici, anche stranieri, che si ritrovavano insieme per pregare, per leggere la Bibbia, discutere, proporre degli incontri, riflessioni, eccetera, a livello molto molto ampio, non solo argomenti strettamente religiosi ma anche di carattere più generale. Erano gli anni del Concilio Vaticano II, in particolare questo evento segnò l'esperienza di quel gruppo di giovani e fu in un certo senso quell'esperienza per questi giovani che determinò poi per tanti il loro futuro, in particolare anche per Enzo, per il nostro priore, perché sullo stimolo delle riflessioni del Concilio, sulla riforma della Chiesa, sulla necessità che la vita religiosa, la vita dei cristiani fosse più al passo con i tempi, ecco, prese questa decisione, decise di iniziare un'esperienza monastica, e anche per un suo cammino precedente di conoscenza, di frequentazione di monasteri e di una passione per questa vita che nacque 2000 anni fa, nei primi secoli, per opera di alcuni uomini e alcune donne che decisero di vivere in un modo più radicale la loro vocazione cristiana. E lui cominciò qui nel dicembre del 65, in particolare l'8 di dicembre, che era il giorno in cui si chiudeva il Concilio Vaticano II. E inizialmente la sua presenza fu una presenza di solitudine, nel senso che nessuno, gli amici, compagni di studi o compagni di questa esperienza di Via Piave, presero poi la decisione di seguirlo in questo suo cammino. E per 3 anni visse a Bose da solo. E questa solitudine, c'era soltanto un anziano ancora della frazione che abitava qui insieme alla madre ancora più anziana. Però per il resto il luogo era disabitato e non era sicuramente quel luogo che voi vedete oggi. Era abbandonato da più di 40 anni, era un luogo in cui non c'era la luce elettrica, non c'era l'acqua corrente, il riscaldamento era attraverso camini o stufa a legna, la strada asfaltata finiva a Magnano,
del comune che c'è qui sopra, quindi un luogo anche molto povero e molto così lontano, tra virgolette, dalla civiltà. Però c'era questo desiderio, questa passione di iniziare, di dare una svolta alla sua vita, per cui non fu questo a scoraggiarlo. E per 3 anni, quindi fino al 68, fu una vita di solitudine, anche se già in quegli anni alcune persone vennero per conoscere l'esperienza, per conoscere lui, per condividere un certo tempo e anche dare un aiuto e un sostegno a questo giovane. Aveva 22 anni quando venne qui, perché è del 1943 come data di nascita. Se avete fatto caso, nella zona dell'accoglienza ci sono delle piastrelle su un muro con alcuni nomi, sono persone che a quell'epoca soprattutto vennero, lo incontrarono, oppure lui andò a visitarli, a incontrarli: Roger Schutz, Cardinale Pellegrino, Don Michele Do, Jean Gribomont, tutta una serie di persone comunque dell'ambito ecclesiale che furono importanti per quei primi tempi di solitudine in cui anche la vita monastica qui si stava precisando, che c'era un desiderio di viverla ma anche di dare delle connotazioni precise. Il desiderio che Enzo aveva era soprattutto questo, di vivere un'esperienza monastica il più possibile legata alle fonti del monachesimo, quindi andare a vedere le esperienze monastiche degli inizi, Sant'Antonio Abate, Pacomio, Basilio, Benedetto, è di un monachesimo non distinto fra Occidente e Oriente, dall'altro anche però un monachesimo che fosse al passo con i nostri tempi, in sintonia con il 1965 e non un'esperienza legata ai primi secoli. E furono due le idee più significative che lui voleva mettere in pratica. La prima, di far capire che il monaco non è un cristiano che è più bravo degli altri perché fa la vita monastica. Non c'è una gerarchia, non ci sono dei cristiani che sono più bravi degli altri perché scelgono di fare o i preti, o i missionari, o i monaci, o i religiosi. Ma ciascuno nella sua vita cristiana è chiamato a portare a compimento quella grazia battesimale che appunto il battesimo gli ha consegnato. E ognuno ha una strada da compiere, da portare a termine, e ciascuno deve trovare la sua. Ma questi cammini sono identici, non ce n'è uno migliore di un altro. È una questione di una scelta personale. Nella tradizione, soprattutto tradizione precedente, c'era più l'idea di una gerarchia all'interno della società cristiana. C'erano i vescovi, poi c'erano i preti, c'erano i monaci o gli ordini religiosi, e poi in basso c'erano i cosiddetti laici. Di per sé noi ci consideriamo dei laici, proprio per questo senso di essere come gli altri. E l'altra idea importante è stata quella di far comprendere che i monaci non sono uomini e donne che vogliono fuggire dal mondo e quindi, visto che non ne possono più, si ritirano, vanno in un luogo lontano, inaccessibile, e lì fanno la loro vita tranquilli. I monaci in realtà sono uomini e donne che hanno scelto di vivere il Vangelo in un modo radicale, intendendo per radicale in un modo molto semplice, quello che è la nostra vita attualmente, ma facendo questo non si sottraggono alle loro responsabilità di uomini e donne del tempo in cui vivono. E per cui per tanti aspetti la nostra comunità ha voluto sottolineare questo fatto, che siamo monaci, facciamo la nostra vita, che è una vita ben caratterizzata e ben distinta da altri, comporta un impegno particolare, che è quello del celibato, comporta l'impegno alla vita comune, ma per il resto è una comunità che è in contatto, in dialogo con quello che è attorno a noi. E questo è stato fatto attraverso varie modalità. La prima sicuramente è scegliere un luogo come questo, è un villaggio in cui non c'è un recinto, non c'è un'entrata principale, non c'è un cancello che separa noi dal resto. Quando uno arriva, vede
delle case, come le vostre case, come le case di un paese di cui ce ne sono parecchi qui attorno. Capita sovente che quando una persona arriva e non sa dove va, e non sa dove viene, non immagina che sia un monastero. Può pensare a un agriturismo qualche volta, può pensare semplicemente a una frazione in cui c'è una strada che la attraversa, una strada che va a destra, eccetera. E questo è stato fatto proprio con questo desiderio. Se voi pensate ai monasteri più tradizionali, ve li immaginate su una montagna, ben certificati, ben protetti, perché c'era nella mentalità questo desiderio di rifugiarsi in un luogo che lì vivere la propria vita. Se pensate a Monte Cassino, avete bene in mente quel paragone che si può fare tra una struttura familiare e invece una struttura pensata in modo differente, in cui quello che c'è fuori bisogna proteggersi perché è pericoloso. La seconda scelta importante è stata quella di pensare alla vita della comunità aperta alla possibilità di accogliere degli ospiti. Voi siete qui oggi per la giornata. Noi abbiamo ospiti da sempre, cioè da quando Enzo ha cominciato da solo, c'era già a quel momento la possibilità di venire, condividere questa vita, partecipare alla preghiera, al lavoro con la comunità, i momenti comuni del pranzo e della cena, momenti più di riflessione, di incontro, di conferenze, eccetera. E questo fin dall'inizio, col desiderio proprio di fare della comunità monastica, quindi del monastero, un luogo in cui chiunque può venire per avere un momento per sé, un momento per pensare, un momento di pausa all'interno della sua vita, un momento in cui approfondire la propria fede, oppure semplicemente un momento di incontro e di dialogo con altri uomini e con altre donne. Noi non chiediamo una patente di buon cristiano per chi viene qui. Spesso vengono anche non credenti, persone che non hanno nessun legame con la nostra chiesa o con la religione cristiana. Sono semplicemente persone che desiderano avere un tempo di ascolto, di silenzio e di dialogo. E questo è stato messo, diciamo, quello che abbiamo fatto, il modo in cui viviamo, è pensato proprio con questo fine. Ecco, creare uno spazio di accoglienza, anche per chi è diverso da noi, anche per chi non la pensa come noi. Le sole cose che chiediamo è il rispetto del luogo, il rispetto di alcuni orari, non chiediamo nemmeno che uno venga alla preghiera. Chiediamo rispetto di alcune cose e soprattutto rispetto per quello che noi viviamo. Non che uno venga qua e poi si metta a criticare o comunque avere un atteggiamento non di accoglienza a sua volta verso di noi. E l'ospitalità è sicuramente un ministero che ci impegna moltissimo. È vero che nel monachesimo tradizionale è contemplato che ci siano degli ospiti. Se voi leggete la regola di San Benedetto, è scritto che è l'abate che si occupa degli ospiti che vengono, è l'abate che prepara da mangiare, è l'abate che accoglie e accompagna l'ospite quando viene. Noi abbiamo 12.000 ospiti ogni anno, vi rendete conto che il nostro priore non potrebbe occuparsi degli ospiti. Questo vuol dire che probabilmente all'epoca di Benedetto o all'epoca del monachesimo agli inizi l'ospite era qualcosa di eccezionale. Era un viandante, un pellegrino, qualcuno che trovava nel monastero un luogo di rifugio o di accoglienza in casi difficili. Per noi invece l'ospite è un fatto quotidiano, è un fatto che ci accompagna per sempre. Abbiamo soltanto un mese durante l'anno in cui non abbiamo ospiti fissi, ma normalmente la comunità è sempre aperta. E questo è stato un qualcosa di nuovo all'interno dell'esperienza monastica, che abbiamo imparato soprattutto da un'altra esperienza precedente a noi, che è stata ugualmente importante, che è la comunità di Tese, che è nata dopo la guerra su iniziativa di Ferre Rocher e che ha fatto dell'accoglienza un elemento portante, ecco, della sua vita comunitaria. Il nostro priore passò alcuni mesi all'inizio degli anni 60 proprio a Tese per conoscere questa esperienza. Sicuramente
questa prassi e questa pratica dell'accoglienza e dell'ospitalità ci viene da quell'esperienza lì. Noi abbiamo mantenuto più una vita monastica tradizionale per certi versi, però questa apertura e questa disponibilità all'accoglienza vengono dall'esperienza di Tesè. Un altro elemento importante è stato quello di, fin dall'inizio, decidere di vivere del nostro lavoro. Anche questo può sembrare strano, però il monachesimo, salvo i primi secoli, i monaci erano poveri, erano persone che dovevano lavorare per vivere, nel tempo è diventato un fenomeno tale per cui per tanti motivi i monaci non avevano più bisogno di lavorare, vivevano di rendita. Addirittura nei monasteri si erano creati due tipi di monaci, c'erano i coristi, erano i monaci che pregavano, che dicevano le messe e che studiavano, e poi c'erano i conversi che assicuravano tutte le mansioni pratiche del monastero, che lavoravano nella cucina, pulizie, lavanderie, manutenzioni varie, eccetera. Però i monaci non avevano necessità di lavorare, perché avevano di che già richiedere tutte le ricchezze che possedevano. Noi abbiamo scelto fin dall'inizio di vivere del nostro lavoro, come ciascuno di voi fa. Ogni famiglia, in base a quello che riceve, che riceve, in base a quello che guadagna, in base agli stipendi, e in base a quello che stabilisce il suo tenore di vita, e fare una cosa, il non farla, il fare un viaggio, il costruire qualcosa, eccetera. E la stessa cosa vale per noi. Agli inizi della comunità, nei primi anni, quando non c'erano delle attività artigianali qui nel monastero, tutti andavano a lavorare fuori, andavano in Ivrea, c'era chi lavorava all'Olivetti, chi insegnava, chi lavorava all'ospedale come infermiere, c'erano due medici. Questo perché per mantenersi bisognava lavorare e non c'era nessuna difficoltà a immaginare un lavoro fuori dalla comunità, quindi andavano al mattino e tornavano alla sera. E allo stesso modo non abbiamo mai voluto ricevere offerte o sovvenzioni per quanto riguarda le necessità della comunità. Quello che voi vedete, quello che vedete oggi, è frutto di un lavoro che è iniziato 40 anni fa e che poco a poco è stato portato avanti. Attualmente siamo più di 70, attualmente la maggior parte lavora qui perché col tempo siamo riusciti a impiantare attività artigianali come l'icone, la falegnameria, la ceramica, la casa editrice, le tisane, il miele, eccetera. Però sono rimasti ancora alcuni fratelli e sorelle che lavorano all'esterno. Una sorella insegna e due sono medici all'ospedale di Ivrea. E col loro lavoro, col lavoro interno, riusciamo ad andare avanti e a mantenerci. Quello che avanza alla fine dell'anno viene destinato a iniziative per i più poveri che la comunità all'inizio dell'anno individua attraverso alcune proposte che ci vengono fatte o attraverso conoscenza, attraverso dei contatti che abbiamo con l'estero. L'altra cosa importante è sempre in questa dinamica di una comunità che è in dialogo e che cerca di entrare in relazione con il mondo esterno, è la scelta di una liturgia nella nostra lingua. Ora, anche questo attualmente è un fatto scontato, che voi veniate in chiesa e ascoltate la messa in italiano, i salmi in italiano, eccetera, eccetera. Ma in quegli anni, ancora negli anni 60, tutti i monasteri cantavano e pregavano in latino, quindi usavano questa lingua che da secoli era usata per la preghiera dei monaci, era la lingua in cui si leggeva la Bibbia, la lingua in cui tutta la liturgia era detta e praticata. Se avete fatto caso in chiesa, quel libro blu con scritto preghiera dei giorni, che è l'ufficio, cioè quel libro che usiamo ogni giorno per la preghiera quotidiana, la prima edizione è del 68, per cui i primi fratelli e sorelle che vennero si diedero da fare proprio per scrivere e avere un testo di riferimento in italiano per la comunità e per gli ospiti, perché ci sembra importante, ecco, che nella liturgia delle ore soprattutto, che la preghiera comune,
preghiera quotidiana, che è il momento che regge la nostra giornata, anche chi viene, che entra in chiesa, che vuole partecipare, può capire, può ascoltare e può pregare partecipando, anche se magari non riesce a cantare perché trova delle musiche un po' strane, però almeno può capire e può essere in un certo senso partecipe. Però lo scopo è proprio questo, di creare una sintonia, di creare non una barriera, ma di andare incontro a quello che è accanto a noi. Quindi con questo spirito fu in un certo senso l'inizio della comunità, e furono queste idee che guidarono la presenza e la venuta di Enzo qui. All'inizio però ci furono due episodi particolari che nessuno aveva immaginato e nemmeno lui aveva ipotizzato all'interno di questo progetto di una vita monastica attuale a quel tempo. E il fatto che i primi giovani che nel 68, quindi 3 anni dopo, vennero a Bose a chiedere di fare la stessa vita, di condividere questa esperienza, fra di loro c'era una donna e c'era un pastore di una chiesa evangelica svizzera, quindi protestante. All'inizio ci fu un po' di discussione, però decisero insieme di intraprendere questa vita insieme, quindi di non creare una comunità femminile e nemmeno di creare una comunità per non cattolici, ma decisero di continuare insieme questa esperienza. Per cui la comunità, fin da quel momento, fin dal suo nascere, è stata una comunità mista, quindi di uomini e di donne, ed ecumenica, in cui ci sono cristiani, non solo cattolici. All'inizio c'era appunto questo pastore della chiesa di Neuchâtel, protestante, altri poi si sono aggiunti. Nel monachesimo non ci sono esempi di comunità come la nostra. Perché? Innanzitutto il problema ecumenico è un problema attuale, che nei primi secoli non si poneva. Poi per varie vicende il mondo luterano, il mondo della riforma, ha eliminato l'espressione monastica all'interno delle forme di vita delle proprie chiese. Il mondo ortodosso ha continuato la sua esperienza monastica senza più entrare in contatto con il mondo occidentale. Però il fatto che la comunità è mista, questo non c'è, non ci sono esempi di comunità come la nostra. Ci sono esempi di comunità in cui ci sono due parti o due monasteri, uno maschile e uno femminile, che hanno dei momenti comuni, ma un'esperienza in cui ci sia una sola comunità, un solo priore, un solo capitolo che consente alla comunità di andare avanti, non ce n'è. Questo ha voluto dire che all'inizio ci fu un po' di difficoltà per ripensare alcune cose, diciamo, del monachesimo tradizionale. Di fatto la regola della comunità, quindi che quello strumento che ogni monastero ha, che costituisce il riferimento per la propria vita, fu approvato nel 72, quindi 4 anni dopo, perché ci fu necessario ripensare e non prendere la regola di Benedetto e trasferirla così com'è nella nostra esperienza. Così anche la regola di Basilio, che è un monaco dell'Oriente, prenderla così com'è e viverla noi. Fu necessario un lavoro di confronto, di unione e di sintesi, delle varie regole tradizionali. Nel 73, quindi l'anno ancora dopo, i primi 7, qualcun altro si era aggiunto, fecero la loro professione monastica. Quindi dal 73 esiste effettivamente una comunità monastica ufficialmente. Una delle difficoltà che la comunità incontrò all'inizio fu anche che il vescovo della diocesi, che è Biella, non accettò questa presenza nella sua chiesa, proprio per il fatto che la comunità era mista ed era ecumenica. Non volle riconoscerla e non l'accorse, e per più di 9 mesi diede l'interdetto alla celebrazione eucaristica all'interno della comunità. Fu un gesto del Cardinal Pellegrino, che venne personalmente. Il Cardinal Pellegrino era arcivescovo a Torino, era un cardinale piuttosto aperto, che Enzo aveva conosciuto ai tempi dell'università,
Ecco, lui venne e personalmente celebrò l'Eucaristia e si prese la responsabilità della comunità davanti alla Chiesa e la mantenne fino alla sua morte, fino all'86. Poi nel frattempo anche con la diocesi locale si è arrivata un'intesa, un chiarimento, eccetera, finché nel 2001, quindi 5 anni fa, il vescovo locale ha riconosciuto in modo ufficiale la presenza della comunità nella sua diocesi e come associazione di fedeli. Quindi non siamo di per sé una comunità religiosa con tutte le, non si può dire, tutte le caratteristiche di una comunità riconosciuta dalla sede, dalla Santa Sede di Roma. Per adesso abbiamo questo riconoscimento che comunque è un passo importante perché ci rende pienamente in comunione con la Chiesa locale, che è anche un elemento che fin dall'inizio fu molto importante, nel senso che non si volle mai rinunciare a questo, cioè il fatto che comunque la comunità monastica è un'espressione della Chiesa, non è una bizzarria di 70 persone che vogliono fare la loro vita, ma è qualcosa che esprime una comunità più ampia. Noi siamo qui, però siamo al servizio e presenti in questa Chiesa e nella Chiesa cattolica, intesa come Chiesa universale, e non possiamo tirarci fuori dalle responsabilità o dalle regole che ciascuno di voi è chiamato a vivere. Dicevo della professione del 73, erano 7, altri ci sono aggiunti negli anni, tra cui altri 2 protestanti e 2 ortodossi che sono arrivati successivamente. Poco a poco la comunità ha acquistato le case del villaggio, le abbiamo ristrutturate, abbiamo ampliato costruendo la chiesa, abbiamo ampliato con la struttura dell'accoglienza. La foresteria, dove avete mangiato, è una parte che abbiamo finito l'anno scorso, per cui anche per darvi l'idea che il cammino è proceduto tappa dopo tappa, poco alla volta, proprio misurando le forze e misurando anche la disponibilità nostra a intraprendere un lavoro o a intraprendere qualcosa di nuovo. E attualmente inoltre abbiamo anche una fraternità con una presenza a Ostuni, che è nel sud, vicino tra Bari e Brindisi, e a Gerusalemme, nella città vecchia, dove abitano 3 fratelli. Avevamo anche una fraternità ad Assisi tra il 94 e il 97, poi in seguito al terremoto abbiamo dovuto lasciare la casa, che attualmente è ancora non agibile. Però c'è il desiderio di ritornare ad Assisi, in modo da avere una presenza anche non soltanto qui, ma in altri luoghi dell'Italia, in particolare poi a Gerusalemme, per motivi legati sia all'ecumenismo sia anche alla possibilità di un incontro con le altre religioni, soprattutto la tradizione ebraica. Vi dicevo all'inizio del desiderio del priore di iniziare un'esperienza monastica tradizionale, però al passo con i tempi. Finora vi ho detto delle cose che riguardano, diciamo, gli aspetti più moderni della comunità. Per il resto la nostra vita è quella dei monaci tradizionali. Abbiamo una preghiera quotidiana 3 volte al giorno, al mattino alle 6, alle 12.30 e alle 18.30 la sera. Ciascuno ha una preghiera personale, una lezione divina per essere precisi, personale al mattino tra le 4:30 e le 5:30 prima di andare alla preghiera. E poi abbiamo una preghiera personale dopo la cena, dalle 8 di sera. In avanti è un tempo di solitudine che ciascuno trascorre nella propria cella, nella propria camera. Ed è un tempo per la lettura, lo studio e appunto la preghiera della compieta, che è lasciata durante la settimana a ciascuno personalmente. Abbiamo un lavoro professionale che ci impegna al mattino dalle 8 a mezzogiorno, al pomeriggio dalle 2 fino alle 6. E poi ciascuno ha anche degli impegni di carattere più quotidiano per, diciamo, di tipo domestico, per la cucina, le pulizie, la lavanderia, la lavapiatti, la preparazione delle tavole, il mantenimento un po' della casa, facciamo tutto noi e lo facciamo a turno. Mentre il lavoro professionale, quindi non so, chi fa il falegname lo fa
per sempre, quasi, o chi dipinge le icone lo fa per sempre, le altre cose sono a turno, in modo che ciascuno tocchi con mano cosa vuol dire far parte di una comunità. Quindi cucina, poi magari fare le pulizie, e poi magari passa alla lavanderia, eccetera, in modo che innanzitutto non abbiamo dipendenti, quindi ci manteniamo, facciamo le cose da noi, e questo dà anche la possibilità di essere effettivamente parte di una comunità, perché non basta lasciarlo sulla teoria, sulle parole, ma bisogna viverlo concretamente. Allora, il lavorare gli uni per gli altri è un elemento fondamentale, è qualcosa che è molto istruttivo. Il lavoro ci impegna dal lunedì al venerdì, anche il sabato mattina, non lavoriamo il sabato pomeriggio e la domenica o gli altri giorni festivi. Allora, il sabato pomeriggio e la domenica sono dei giorni in cui ogni tanto abbiamo delle riunioni interne, delle occasioni più di per stare insieme in modo più una distensione, ma anche per semplicemente stare senza avere un impegno preciso. Il sabato in particolare lo utilizziamo ogni tanto, più o meno una volta ogni mese e mezzo, per avere quello che chiamiamo capitolo, che è la riunione di tutti i padri e le sorelle, che per decidere alcune cose o per discutere di alcuni argomenti o per fare semplicemente il punto della situazione. In effetti il capitolo, cioè questo incontro di tutti i fratelli e sorelle, c'è ogni giorno ed è dopo la preghiera del mattino. La preghiera del mattino inizia alle 6, finisce a un quarto alle 7, abbiamo un quarto d'ora di riunione tutti insieme nella sala che c'è qui dietro. Però al mattino, visto che non c'è tanto tempo, è soprattutto un'occasione più per le informazioni pratiche e quelle più rapide. E poi ci teniamo appunto questo tempo più lungo di un paio d'ore, una volta ogni mese e mezzo, al sabato, per affrontare alcuni temi più, che richiedono più tempo e più discussione. Inoltre, all'inizio dell'anno, dal 1 al 6 di gennaio, c'è un capitolo annuale che è ancora più strutturato, un ordine del giorno, a una serie di incontri prefissati, che serve per fare il punto sull'anno passato e guardare all'anno che incomincia. Questo orario vale per tutti, fratelli e sorelle, salvo i novizi. Così intanto vi dico anche come avviene la formazione. I novizi sono quei fratelli e sorelle che sono all'inizio del loro cammino. Il noviziato inizia con il dono dell'abito liturgico, che è l'abito bianco che mettiamo per la preghiera. Avete visto che in chiesa c'è un fratello che non ha questo abito, è un giovane che da qualche mese ha chiesto appunto di far parte della comunità, e in un periodo che può essere 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, che chiamiamo di postulandato. Lui vive con noi, lavora con noi al mattino, ha un fratello che lo segue, partecipa in tutta la vita della comunità, però è in questo tempo. A un certo punto, quando sia lui sia il fratello che lo segue lo riterranno opportuno, se inizierà il noviziato, che è distinto rispetto al postulandato perché c'è una formazione più precisa. Ci sono delle lezioni che impegnano i novizi al pomeriggio, per cui i novizi lavorano soltanto al mattino, dalle 8 a mezzogiorno. Il pomeriggio hanno un paio d'ore di studio personale e poi dalle 4 alle 6, tra fine settembre e metà giugno, hanno delle lezioni su vari argomenti, in modo da dare a ciascuno una base comune di conoscenza su argomenti che sono indispensabili per la nostra vita. Quindi Bibbia, liturgia, padri della Chiesa, storia della Chiesa, monastica, quindi argomenti legati alle regole monastiche o alla storia della Chiesa. Questo periodo dura dai 4 ai 5 anni. Non c'è mai un termine, come dire, automatico. Si valuta sempre in base alla persona, alla sua maturità, al cammino che ha fatto, a quello che ha vissuto precedentemente. Quindi si decide di volta in volta. Però almeno 4 anni sono per tutti. E in questo tempo c'è l'occasione, sotto la guida di un maestro di novizi, anche per verificare fino in fondo la vocazione di ciascuno.
al termine del noviziato si chiede appunto al novizio di decidere se restare o meno nella comunità. A quel punto c'è quella che chiamiamo accoglienza liturgica, che è un gesto, una promessa che il fratello o la sorella fanno davanti alla comunità e dicono loro sì o no a restare nella comunità facendo il voto di celibato e impegnandosi nella vita comune. Questo impegno, questa promessa per noi ha già un carattere definitivo, cioè per chi la fa, per io che prometto di vivere qui nella comunità da celibe, inserito in una vita comune, con una regola ben precisa, questo impegno è già definitivo, non è temporaneo, non è che deve rinnovarlo dopo un anno. Però la comunità si prende un paio di due o tre anni di verifica, cioè per vedere, per provare, e infatti questo tempo si chiama probandato, per provare se questo fratello è capace di mantenere gli impegni che ha preso. Alla fine di questi tre anni questo fratello ripete i suoi voti davanti al vescovo della diocesi per quanto riguarda i fratelli e sorelle cattolici, in modo che la sua professione assume un carattere ecclesiale, assume un carattere più pubblico. Da quel momento, e da quel momento che è nato l'anello, quel fratello, quella sorella è monaco non soltanto per la comunità, ma per la Chiesa intera. Ed è un passo che chiamiamo di professione solenne. Quindi, da quando uno arriva al momento della professione solenne passano circa 8-9 anni. In questo tempo c'è tutta la libertà per ciascuno di lasciare, andare e cambiare la sua strada, non è che siamo tassativi. Se uno trova che la sua vita non è qui, se non è contento, se non è felice, non è indispensabile. Non tutti devono essere monaci. Quindi, ognuno deve trovare il suo cammino, la sua strada, la sua vita, e il tempo che fa con noi può essere anche un aiuto proprio per avere chiare alcune cose. Attualmente ci sono 12 novizi, 12 che sono in questi primi 5 anni e tutti gli altri hanno già fatto i loro voti. In totale su 70 che siamo, anzi 80 considerando i fratelli e sorelle che non sono qui ma che sono ostuni a Gerusalemme, sono 50 fratelli e sorelle che hanno fatto la professione solenne, quindi hanno la legge. La comunità è abbastanza giovane, nell'età media di 40 anni, e il più anziano è il priore. Un fatto da sottolineare è che normalmente chi desidera venire, chi desidera iniziare un cammino qui, chi effettivamente poi ha la capacità di stare e di vivere in modo pieno questa esperienza, di solito arriva a 25-26 anni. È difficile, è successo pochissime volte che qualcuno che abbia più di 30 anni chieda o se chiede poi resti nella comunità, perché il vivere insieme, la vita comune è particolarmente difficile, se dopo una certa età è difficile adattarsi e accettare pienamente il convivere comune, il cambiare le proprie abitudini, eccetera. Noi chiediamo che chi venga abbia almeno 18 anni e l'esperienza ci insegna che a 18-30 anni è il periodo in cui una persona chiede di venire, e questo è anche un elemento che spiega il fatto che la comunità è abbastanza giovane. Quindi è difficile, per adesso è giovane, poi man mano andiamo avanti diremo che però per darvi l'idea che per il modo in cui viviamo, per l'impegno che ha richiesto, chi viene normalmente è un giovane, che è un anziano ma non è meglio. Ecco, lasciamo le vostre domande così. Quanti sono le persone ordinate? Sono, in tutto sono 5, di cui 3 sono qui. Uno è il fratello che è responsabile ad Ostuni e un altro è un fratello che attualmente lui è un servo di Maria che 30 anni fa ha chiesto di
vivere da monaco qui. Adesso sta facendo un periodo all'Eno delle Stinche, che è vicino a Firenze, un servizio di predicazione là, per cui non è presente. Ma tutti gli altri fratelli non sono preti. Questo è un dato del monachesimo originario. Il monachesimo degli inizi, i monaci non erano preti, erano dei laici. Però questi fratelli lo erano già prima di venire. Quindi non c'è stato un problema in quel senso lì. Anche priore? Priore non è prete. Se avete domande, questioni, se così, non ci fosse nessun prete nella comunità. Ma è successo all'inizio, andavano a messa in parrocchia. Poi in effetti è successo così anche ad Ostuni, perché non c'erano preti. E poi si è scelto proprio di avere un prete per la pratica sacramentale, quindi per l'Eucaristia, per la confessione, sia per la comunità ma anche per gli ospiti. Quindi non avere un prete poi in realtà è stato un fatto temporaneo, che non so se riusciremo attualmente a farne a meno, però non c'è un automatismo che un fratello ogni tanto viene ordinato prete, ma quello no. Vedremo. Non ci siamo lo stesso, no? Sì, avanti lo stesso. Quello sì. Preferiamo. No. Sono tante altre domande più interessanti. Io sono venuto qua nel 92, da 14 anni che sono in comunità, da 10 dopo degli ospiti. Ho fatto gli studi universitari, ero impegnato in parrocchia e il nostro parroco nell'86 invitò i monaci di Bosa a predicare ai giovani e alla gente della parrocchia, quindi conobbi a quel momento alcuni fratelli e da allora poi c'è rimasto in contatto e nel 90 venendo qui per una settimana biblica, un corso, ho scoperto alcune cose importanti. Dopo un paio d'anni ho chiesto di iniziare il cammino, ancora e sono qui. Anzitutto grazie per le informazioni date e anche per il modo di spiegarlo, non è semplice, non puoi cercare. Da quello che ho capito, non avete voi un riconoscimento ufficiale come comunità monastica da parte della Santa Sede. Mi sembra per tanti cattolici ma anche cristiani di un'altra situazione e per la contestuale presenza di fratelli e sorelle. Sì. Ma presso la Santa Sede c'è qualche vostra istanza urgente, pendente o ci sono state per adesso no. Per adesso no. No. Quindi mai richiesto il riconoscimento ufficiale? No, ma per il semplice motivo che per la Santa Sede, diciamo, quello che regola la vita della Chiesa a livello di norme è il diritto canonico. Nel diritto canonico non ci sono spazi attualmente per una presenza di una comunità monastica fatta così. Bisognerebbe trovare degli escamotage, ma per adesso non è un fatto indispensabile. C'è comunque un riconoscimento non ufficiale, nel senso di una presenza di vescovi, di persone che hanno degli incarichi importanti anche, che ci visitano, che hanno contatti col priore. Il priore stesso è stato ricevuto dal Papa a febbraio, quindi il priore è stato ricevuto da Papa Benedetto al mese di febbraio per un'udienza privata. Quindi sono dei segni che comunque ci legano alla Chiesa ufficiale, anche se non c'è un documento scritto. Ma è una cosa che non ci preoccupa più di tanto. Al di là del riconoscimento ufficiale,
sociali, il fatto di essere una comunità mista e con fraternità di professione, che difficoltà e che ricchezza ha comportato per voi a livello relazionale, per la vita comunitaria? Ma per quanto riguarda l'aspetto dell'essere una comunità mista, penso che l'esperienza che ciascuno di noi ha nella propria famiglia lo fa riflettere sul fatto che una famiglia, che ci sono marito, moglie, figli, fratelli, sorelle, è l'insieme, no, di queste diverse sensibilità, diversi modi di vedere la realtà, diversi modi di reagire anche alle cose che succedono, che dà una maggiore capacità di, come dire, di maggiore ampiezza di vedute, un maggior senso anche di, come dire, di adattamento a quello che succede. Una cosa che non vedo io, la vede mia sorella, o il modo in cui io faccio una cosa è lei che mi suggerisce un altro modo e viceversa. Cioè l'essere insieme è la possibilità di cogliere quegli elementi distintivi dell'uno e dell'altro, sempre con la preoccupazione che non ci sia, che questo avvenga in una dinamica di pace e di scambio fraterno e non di contrapposizione. Quindi se c'è questo sforzo previo di dire non devo essere prevenuto nei confronti di una sorella e viceversa quando c'è da fare una cosa, allora si può cogliere questa ricchezza, che è la ricchezza della diversità, perché alla fin fine uno degli elementi il fatto che siamo diversi è un fatto innegabile, e quindi su certe cose ragioniamo in modo diverso. Allora, quando si incontra una persona che è diversa, io posso reagire dicendo non mi interessa niente, oppure vediamo che cosa da dirmi, cosa da comunicarmi. Quindi questo sforzo è in effetti qualcosa che è arricchente, perché dà un'altra prospettiva, dà un'altra, cioè mi rende sensibile anche ad altre cose, sia a livello personale ma sia anche a livello comunitario, e questo è innegabile. Con questo sforzo però di non contrapporsi, di non ragionare con dei pregiudizi, quindi di essere disponibili ad ascoltare, ad accogliere, senza farsi un'idea precedente. Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello della presenza di cristiani che non sono cattolici, il fatto importante è questo, che la presenza di un altro, di un'altra fede, di un'altra confessione, mi deve far capire che la mia fede comunque non è qualcosa di perfetto, cioè manca di qualcosa. Voglio dire che l'ecumenismo non è un'opzione all'interno della nostra vita cristiana, ma ci deve interrogare in modo profondo, perché dobbiamo essere consapevoli che la nostra fede senza gli altri non è una fede completa, piena, che è fedele a quella che è stata la fede cristiana che ci è stata chiesta dal Signore Gesù. Nel senso che l'altro fratello, il fratello protestante, il fratello ortodosso, non possono aprire in me delle istanze, dei punti di domanda che mi aiutano nel mio cammino di fede. È sempre quella questione di capire ed accogliere quello che è diverso per guardare anche a me stesso e dire no, io in effetti qui ho qualcosa che non funziona. Non so se è chiaro. Finora ci siamo ignorati, no? Ma anche per motivi concreti. Io stesso non ho mai visto un ortodosso nella mia vita, perché nel mio paese dove sono nato non c'erano stranieri, non c'era nessuno che potesse preoccuparmi da quel punto di vista lì, e nemmeno mi sono mai posto una domanda di quel genere. A livello di chiese si è posta questa domanda tanti decenni fa, quando è nato il movimento ecumenico. Attualmente il problema ecumenico è qualcosa che ciascuno di voi sperimenta, perché ha a che fare con cristiani che non sono cattolici, perché li incontra sul luogo di lavoro, a scuola o dove abita.
Ora l'atteggiamento nei confronti di questi diversi può essere da un lato dire non mi interessa niente, dall'altro è vediamo che cosa può dare a me, che cosa significa che è diverso, e quindi mi può aiutare a capire ad esempio che su certe idee, su certi modi di fare, in realtà non sono così evangelico come penso. Con altre religioni non abbiamo, no, perché non c'è una base comune. Con gli altri cristiani c'è Gesù Cristo, c'è il Vangelo, ma con le altre religioni meno. Attualmente risulta troppo complicato. Abbiamo qualche contatto, ma raro, con il buddismo, perché è una tradizione in cui c'è un'esperienza monastica, per cui su loro hanno queste forme, hanno monasteri, hanno i monaci, per cui ci sono dei tentativi, non dico da parte nostra, ma a livello delle comunità monastiche europee, di dialogo, di contatto con i monaci buddisti, ma è sempre qualcosa di molto così, parziale, una visita, stare con loro qualche tempo e viceversa. Una cosa che volevo dire era questa qui, per il fatto di essere una comunità in cui ci sono cristiani e non sono cattolici, una difficoltà è stata all'inizio, diciamo, come preghiamo insieme? No. Cosa usiamo? Usiamo il libro delle ore romano, usiamo la Diurna Laus Ambrosiana, usiamo il libro calvinista, usiamo il libro liturgico degli ortodossi, come facciamo? Nei primi anni cosa hanno fatto? Hanno preso queste fonti e ne hanno fatto un libro unico, cercando non di fare un'opera di accontentiamo lui e lui, no? Un po' per uno, ma si è cercato di ritrovare quegli elementi comuni che ci sono nelle varie tradizioni. Se uno legge il nostro libro blu, a parte che all'inizio ha tutto l'elenco, diciamo, delle fonti, cioè da dove vengono le preghiere, le orazioni, i responsori, le antifone, eccetera. E poi si accorge che è per il 90% fondato sulla Bibbia, sul Vangelo, cioè su qualcosa che effettivamente è comune. Ed è comune, ed è stato comune, perché fino all'anno 1000 non c'era una preghiera diversa tra Occidente e Oriente, e fino al 1500 nemmeno c'era una preghiera cattolica e una protestante. Però lo sforzo è stato quello di ritrovare quegli elementi comuni, lasciando da parte alcune espressioni più tipicamente cattoliche, più tipicamente ortodosse, più tipicamente protestanti. Perché poi c'è una sensibilità nostra che per forza di cui bisogna tener conto, per cui cioè fare un inno come gli ortodossi che fanno un inno che dura mezz'ora per noi non è praticabile, insomma. Non è nella nostra mentalità, nel nostro modo concreto di vivere, però nemmeno possiamo fare un ufficio che ricorda l'Immacolata Concezione, perché è qualcosa che striderebbe con la sensibilità di un protestante. Si è cercato di trovare quegli elementi più fondamentali, più semplici, più comuni. Tra di voi, vi date del tu, vi chiamate per nome, e come vi rivolgete al priore? No, ci chiamo del tu, ci chiamiamo per nome e lo chiamiamo Enzo. L'unico inghippo succede quando ci sono due che hanno lo stesso nome, allora lo modifichiamo leggermente. C'è un Alberto, al secondo Alberto è diventato Adalberto, il terzo Alberto è diventato Norberto, il quarto Alberto è diventato Rupert. Allora, però quindi si rivolge a nessuno. Un po' di fantasia, però lo si chiama con il nome comunitario, quindi lo si chiama uno ad Alberto, uno Norberto, un gruppo, non Alberto comunque.
la regola di Bose. Regola? Sì. È stata pubblicata nel 73 sulla rivista Servizio e poi non è più stata pubblicata. C'è qualche stralcio della regola nel librettino che c'è in libreria, che si chiama La Quinta Monastica di Bose, e alcuni stralci anche in quel libro che si intitola Il Segno di Bose, che è una tesi di laurea fatta sulla comunità da un prete di Palermo qualche anno fa. Lui ha riportato alcuni brani della regola. Su 4 anni, all'interno di questi 4 anni ci sono dei corsi che si chiamano alcuni corsi di base e alcuni corsi più invece meno fondamentali. I corsi di base sono un corso sui sinottici, un corso sui salmi, un corso sulla Genesi, un corso sulla regola di Benedetto, un corso sulla regola di Bose, un corso sulla liturgia. Un corso poi vuol dire che magari alcune volte sono 2 settimane, sono 3 settimane. Un corso sui padri del deserto e alcune figure di padri della Chiesa. Basilio, Agostino e alcuni monaci, Bernardo e altri in quel periodo lì. Poi quelli più meno fondamentali sono anche molto vari. Questa settimana ho fatto un corso di iconografia, cioè per capire, per poter essere in grado di leggere un'icona, oppure un corso, abbiamo fatto una serie di corsi in questi anni più di carattere sulla psicologia, aiutati da alcuni psicologi, oppure argomenti più legati all'antropologia, sotto la guida di un professore di filosofia. Ci sono dei corsi di lingua anche, di greco, di ebraico, che però sono opzionali, non sono obbligatori per tutti. E poi ci sono delle occasioni invece più legate, diciamo, all'ospitalità, nel senso che come programma per gli ospiti ci sono degli incontri durante l'anno, alcuni sono dei ritiri, quindi dedicati da fratelli e sorelle della comunità nei tempi forti dell'anno. Altri sono degli incontri anche con persone molto diverse che vengono per una giornata, un po' come potrebbe essere oggi, fanno un incontro al mattino e uno al pomeriggio su un tema che loro ci indicano, che noi chiediamo loro. Ad esempio, quest'anno c'è stato a novembre, settimana scorsa, Giannino Piana, che ha fatto un incontro sulla bioetica. A metà ottobre c'era il professor Ciro Lombardini che ha fatto un incontro sul tema scienza e fede. L'anno scorso, ad aprile, è venuto Massimo Cacciari che ha fatto un incontro sul tema fede e ragione. A marzo prossimo, a aprile prossimo, verrà il filosofo Umberto Galimberti che parlerà sul tema l'amore. Un po'. Oppure l'attuale ministro dell'economia Padoa-Schioppa è venuto 2 anni fa a fare una conferenza sul tema pace e economia. Ecco, molti temi anche molto vari, che però ci aiutano a far avere uno sguardo un po' più ampio e non soltanto legato a temi strettamente religiosi. E a queste proposte, che sono per gli ospiti, anche i fratelli e sorelle possono partecipare. Così come anche quando ci sono dei corsi all'interno del noviziato di un certo tipo, di un certo livello, anche gli altri fratelli e sorelle, compatibilmente con i loro lavori, possono partecipare in modo che c'è una specie di formazione permanente. E questi corsi sono tenuti da fratelli della comunità o da docenti esterni? Entrambe le cose. Corsi.
corsi interni vostri per la superazione del durante i noviziati? Sono entrambi, sia fratelli e sorelle, ad esempio Lisa, che è la sorella che abbiamo fatto l'incontro, fa tutta la parte di patristica greca. Oppure gli altri, chi è più specialista di un argomento, ecco, assicura un corso su quel tema lì. E poi anche dall'esterno. E possono essere monaci, possono essere dei preti o professori di vario, anche stranieri. Come funziona la vostra pratica della lezione divina? Quella personale? In generale. Come vi approcciate alle scritture, come nutrono la vostra spiritualità, sia personalmente che in modo comunitario? Vi dicevo che abbiamo l'impegno personale a lezione divina ogni giorno. Vuol dire che ogni giorno ciascuno di noi si impegna a dedicare un tempo, almeno un'ora, alla lettura, all'approfondimento, alla conoscenza, allo studio, alla meditazione a partire da un testo biblico. Normalmente scegliamo un testo che è uguale per tutti. Abbiamo un lezionario. Se guardate su quel pannello che c'è fuori dalla chiesa, giorno per giorno sono indicate le letture che vengono fatte durante la preghiera. C'è una lettura dell'Antico Testamento, una lettura del Vangelo e un'altra lettura del Nuovo Testamento. Il lezionario, che non è quello che voi usate, è fatto in modo che ci sia una lettura corsiva dei libri. Quindi adesso stiamo leggendo Matteo e si va fino alla fine del Vangelo di Matteo. Dall'altra parte abbiamo l'Apocalisse, leggiamo tutta l'Apocalisse. Dall'altra parte abbiamo i profeti e poco alla volta leggiamo tutti i profeti. Però la comunità sceglie a un certo punto, all'inizio del tempo dell'anno particolare, sceglie, facciamo una lezione sul Vangelo del giorno. Allora tutti al mattino pregano, cioè studiano, leggono e pregano quel brano biblico. Questa è la prassi personale. E poi c'è un momento comunitario al sabato sera, cioè quindi quando in un ufficio di preghiera che c'è dopo cena, dalle 8:30 alle 10, insieme c'è la lettura delle tre letture della messa e c'è un commento, un'esegesi fatta da un fratello per tutti, che poi serve da riferimento poi per un approfondimento personale. La lezione divina del sabato è l'occasione più importante di preghiera comune che non sia soltanto una preghiera liturgica. Cioè è l'unica occasione, quasi, di un insegnamento che viene dato a tutta la comunità, insieme. Non è un corso, non è una conferenza, è proprio qualcosa che l'ha sempre fatta il priore, e se non è il priore è un fratello che lui ha scelto. E il priore l'ha fatta per 20 anni, adesso c'è un altro fratello che lo fa al suo posto, ma è sempre lui, perché ha un incarico importante che lui dà e che serve anche per aiutare la comunità a riflettere su alcune cose, a partire dalla parola di Dio, qualche istanza, qualche suggerimento, qualche problema che sorge all'interno della vita comunitaria, vengono, si cerca di leggerli all'interno di questo. Avete visto che in chiesa c'è la parte degli ospiti, ci sono i cori e il leggio è al centro. Non è soltanto una questione pratica, che da lì si sente meglio o che da lì tutti lo vedono, ma è il senso che la comunità si costruisce e è compaginata attorno alla parola di Dio. E questo fin dall'inizio, cioè fin dagli anni, dai primissimi anni di vita della comunità. Il primo libro che il priore ha scritto è stato proprio un libro sulla lezione divina. Mi sentito la pregare la parola del 68. L'Estia Divina è stato il metodo di preghiera dei monaci, perché sono loro che l'hanno inventato, che però si è perso nei secoli. Fino al 1000-1100 è ancora praticato e poi si è lasciato stare. Nella nostra chiesa, nella mia chiesa, nella diocesi di Milano, fu il Cardinal Martini che quando arrivò, alla sorpresa di tutti, disse: adesso impariamo a fare la lezione divina. Ma nessuno sapeva cos'era. Quindi
vostro vescovo è un vescovo che ha condiviso un lungo tempo con il cardinale Martini e a sua volta, penso, ha cominciato a praticare, a far praticare la lezione. Sinottici ha una parte dedicata proprio alla lezione divina come metodologia, quindi vuol dire strutturata la metodologia, perché se ci interessa, abbiamo parlato la volta scorsa nel nostro incontro, abbiamo posto il problema proprio della metodologia della lezione divina. E la vostra metodologia qual è? Un po' lungo, no, nel senso metodologia. C'è un primo momento che è la lettura del testo. Semplicemente prendere il testo, leggerlo, rileggerlo, leggerlo ancora una terza volta. Quando dicevo delle lingue strane, delle lingue greco-ebraico, perché spesso è utile che questo testo sia, si abbia la possibilità di leggerlo nella lingua originale per capire alcune cose. Poi per la comprensione del testo ci si affida a dei commentari, sia dei commentari moderni, sia dei commentari legati a, non so, dei testi dei padri. Ci si aiuta con degli strumenti pratici, una sinossi, che è un, non so se avete mai visto, è un libro in cui sulla stessa pagina avete le tre colonne, i tre Vangeli i sinottici. Quindi, lo stesso brano che io leggo con Marco, a fianco ce l'ho il Matteo e ce l'ho il Luca, e questo mi dà la possibilità di capire alcune cose, alcuni meccanismi del testo. Ci si può aiutare utilizzando delle concordanze, sono degli strumenti, dei libri in cui si può andare a vedere come una parola che è contenuta in un testo, poi dove capita, dove è usata dall'evangelista, in quale contesto, eccetera. Ci si può aiutare, ed è questo il metodo più, il primo che si impara, a contestualizzare il brano e a vedere tutte le sue ramificazioni che ha all'interno della Bibbia stessa, il principio della lettura della Bibbia con la Bibbia. Se io leggo un brano come Cana, vado a vedere che cos'è le nozze, cosa sono alcuni simboli, capite? Cioè e se ci fate caso, chi usa la Bibbia di Gerusalemme lo vede benissimo, c'è un brano tutte dei rimandi, dei paralleli, e ciascuno a sua volta un parallelo rimanda ad altri testi. Quello che si fa attorno a un testo, si fa una serie di, una specie di siepe, la tradizione ebraica la chiama così, la siepe. E proprio anche fisicamente loro lo scrivono con un brano al centro e a fianco tutti dei commentini che servono per dare luce a quello stesso brano. Poi ci si può aiutare attraverso così, imparare alcuni metodi di lettura o alcuni metodi di indagine del testo. Questo è il metodo retorico, il metodo storico-critico, il metodo narrativo. Ci sono tutta una serie di autori che hanno studiato come affrontare un testo, come capire quello che si svolge, l'analisi delle parole, l'analisi dei personaggi, un po' tutto.
Ovvio che questo non può avvenire tutto in una volta, non è che uno si mette lì e quindi fa un po' dell'uno, un po' dell'uno, ma per un periodo, non so, si dedica a imparare cosa vuol dire fare un'analisi del testo con il metodo storico critico, si mette lì e per un anno e mezzo lo fa. Non siamo pressati da qualcosa, lo scopo comunque resta quello di pregare a partire da un testo. Allora uno poco a poco si dota di quegli strumenti che lo aiutano in questo. Non deve essere uno sfoggio di erudizione. Senti, ma questa lezione individuale qualche volta trova una sintesi agroalimentare, quindi scambiare... Non in modo così comune. Quello che crediamo che comunque questa esperienza che uno fa, quello che apprende e quello che per lui diventa effettivamente... una parola che lui mormora, poi lo si vede nella vita quotidiana, nei rapporti fraterni, nel modo in cui lavora, eccetera, eccetera. Poi comunque c'è la possibilità per ciascuno di un riferimento personale, il novizio con il maestro dei novizi, il fratello professo con il suo padre spirituale. Ecco, lì c'è un'occasione, no? Di scambio, oppure sono delle occasioni più estemporanee, no? Ovviamente. Questo spero che non scandalizzi. Siamo in 70, io posso avere più sintonia, più amicizia con un fratello, per cui alcune cose me le confido a lui e uno scambio ce l'ho con lui. Non è che devo dire a tutti che cosa mi ha suscitato un brano da quella mattina lì, però ci sono delle occasioni in cui magari tirar fuori qualcosa che è nato dalla riflessione personale. Però non lo facciamo in maniera strutturata. Poi un altro, oltre alla lettura, quindi a questo approfondimento, il passo successivo è quello di cercare di capire che cosa il testo ci dice del Signore, alla fin fine, no? Lo scopo della lezione di Dio. Perché la parola lezione non è una lezione che io faccio, è qualcosa che mi viene fatto a me, la lezione, è il testo che me la fa a me, mi fa una lezione, e mi dice qualcosa del mistero di Dio. Per un cristiano... quello che io leggo è qualcosa, è un tratto del volto di Cristo che si rende manifesto. E allora lo scopo è quello di poi di contemplare questo volto, questo tratto, e di pregarci sopra e cercare di farlo diventare qualcosa di proprio. Allora un'abitudine che c'è è quella di ricordarsi di una parola, di una frase durante tutta la giornata. Avete sentito, alla comunione una sorella ha letto, ha pronunciato una frase brevissima, sarebbe l'antifono alla comunione, ma per noi è il capitolo, lo chiamiamo così, è un versetto del Vangelo del giorno che ogni giorno uno di noi ricorda a tutti durante la preghiera di mezzogiorno, che ci ricorda che il nostro compito è anche di ruminare un po' questa parola, di tenerla nel nostro cuore tutta la giornata. Usavano questo termine, ruminare, per tenersela. Non so se... Da un lato è vero che dovrebbe essere il contrario, però dall'altro è vero che bisogna riconoscere a ciascuno i suoi doni e quindi valorizzarli. Allora, se io ho un problema, adesso molto banalmente,
se ho un problema di cucina andrò da chi so che è capace di dire una parola su quello, se ho un problema spirituale andrò da un fratello che può aiutarmi in quel campo lì. Per cui non c'è un unico referente, ma il fatto che siamo in tanti ci rende, non dico indispensabile ciascuno, ciascuno ha una dote e gli è riconosciuta. Qui sono alcune, se si rompe la lampadina vengono da me, se uno ha un problema più profondo mi arriva qua da un altro, capisci? O se vogliono sapere qualcosa di un ospite vengono da me, se no, capisci? Però ad esempio un ruolo importante è quello del padre spirituale, che è il priore. In linea di principio lui è il padre spirituale di tutti. Poi da qualche anno, essendo il numero tale per cui non è così facile, ha scelto dei fratelli e sorelle più anziani per aiutarlo in questo ministero. Aspettano 10 minuti, 10 minuti. Ma c'è un nella regola c'è un capitolo proprio specifico, che è quello della vita comune e della correzione fraterna. C'è prima un confronto personale, cioè sicuramente se c'è un dissidio, un conflitto fra due persone, sono prima loro due chiamate a un incontrarsi e un ricercare una soluzione. Se non riescono, chiamano un terzo. E il terzo normalmente o è il priore o è un fratello anziano che è di fiducia per entrambi. Se non si riesce, poi è il capitolo della comunità che cerca di risolvere, mettendo i due a confronto, cercando anche di arrivare a capire perché si è arrivati a quella situazione. Però c'è uno sforzo personale, soprattutto tu per tu, che diventa fondamentale, che è la capacità anche di chiedere perdono a uno o all'altro e la capacità di dire ho sbagliato. Domanda un po' delicata, praticate la riconciliazione sacramentale? Sì. Sì. Nel senso che le tradizioni monastiche antiche, prima che ci fosse la riconciliazione sacramentale ripetitiva, vivevano sempre la correzione fraterna. Noi abbiamo una liturgia penitenziale comunitaria in alcuni momenti dell'anno, che però non sostituisce, cioè non sostituisce. Poi ciascuno ha lo spazio per la confessione personale, ma a Natale, a Pasqua, alle ceneri, alla trasfigurazione, sono quattro liturgie penitenziali in cui c'è una riconciliazione comunitaria. E poi al di fuori di questi ambiti ciascuno ha la possibilità per una sua confessione personale, per le sue cose più personali. Come avete scelto di non portare un abito o una lezione di crescente? L'abito non fa il monaco, diciamo. No, in effetti, ad esempio, l'abito, quello che noi consideriamo l'abito dei monaci, era in realtà l'abito comune che c'era all'epoca. Poi questo abito è rimasto, per cui questa tunica o questo saio, che era l'abito comune dell'epoca, in Egitto erano tutti vestiti uguali. Poi, mentre la società è evoluta, i monaci sono rimasti tali e quali. Allora ci sembra un modo proprio per essere partecipi della vita comune, di non avere qualcosa che ci distingua più di tanto e che costituisca già
così, un pregiudizio tante volte. Allora abbiamo scelto, se non per la preghiera, di non avere una distinzione. Di per sé abbiamo una croce, ma è sotto, non si vede. Normalmente abbiamo la barba, quindi quando andiamo in giro in tanti, lì è un po' più difficile sfuggire, nel senso che ci riconoscono subito. Eventuali casi di ripensamento dopo la professione solenne, come li affrontate? Poi, avete un criterio prestabilito per quanto riguarda il movimento dei gesti in senso materiale, perché la potenza di cioè a favore di singole persone o di realtà esterne? Quello lo decidiamo insieme, questo è il secondo aspetto. Al capitolo comunitario decidiamo di aiutare, non so, un orfanotrofio in Burundi o la chiesa etiopica che costruisce una facoltà teologica o aiutare le chiese più povere in alcuni progetti. Per il primo aspetto, cioè, non c'è, se un fratello o una sorella a un certo punto del suo cammino decide di lasciare la comunità, questo può sempre farlo. Se ha fatto i suoi voti, questa professione solenne, restano comunque dei voti che non si possono togliere, ma restano dei voti fatti. Per noi resta un fratello o resta una sorella che fa la sua vita fuori dalla comunità, che fa la sua vita altrove, in un'altra dimensione, in un'altra realtà, eccetera. Quindi non si può parlare di dispense? No. Però uno è libero, cioè non è più vincolato, però per me resterà un fratello, resterà una sorella. Lei prima ha parlato della regola di Bosa. Sì. Questa vostra regola è stata approvata da chi? Dal vescovo locale. Cioè insieme a lui, lui ha questo statuto, comprende la regola, insieme ai fratelli e sorelle, alcune indicazioni pratiche sulla comunità, una specie di dossier. Nella sua diocesi, quindi riconosciuto la comunità secondo le sue regole, la sua prassi. Terminiamo qui, 10 minuti prima del vescovo. Grazie. Dare il numero di contatto.